accertare le politiche. Io adesso volevo introdurvi, insomma, a un esperimento molto interessante che sta prendendo piede negli ultimi anni nel settore della scuola e della dimensione di compenetrazione fra scuola e lavoro, che è quello degli istituti tecnici superiori, perché nonostante le difficoltà, nonostante la disoccupazione, nonostante la crisi, esistono dei percorsi formativi che riescono a portare i ragazzi a trovare un lavoro praticamente immediatamente dopo aver finito il corso di studi. Sono gli istituti tecnici superiori, un'alternativa post-diploma alla formazione universitaria. La nostra Monica Moretti è andata a visitare l'ITS Caboto di Gaeta, che forma allievi ufficiali di coperta e di macchina. Uno degli elementi più importanti e più interessanti di questo tipo di istituti è che sono fatti in collaborazione con le grandi imprese del territorio. Vediamo. Messina Pilot, this is Ike Valor, over. Bene così, mettiamolo su Edge da 15 minuti, portiamo la macchina a una velocità in modo da poter imbarcare il pilota in sicurezza. Guardate, siamo a 3 miglia da Capo Pelloro. Bene così, la pilot card è pronta. A Gaeta, nel sud del Lazio, ha sede uno dei 64 ITS italiani, scuole ad alta specializzazione tecnologica, per formare esperti in vari settori, dal Made in Italy all'efficienza energetica. Dall'ITS di Gaeta escono allievi ufficiali destinati a imbarcarsi su navi di tutto il mondo. Che cos'è un ITS? L'ITS, Istituto Tecnico Superiore, è un istituto post-diploma che è stato istituito dal Ministero con l'obiettivo di permettere all'allievo che frequenta, una volta conseguito il diploma di maturità, che frequenta l'Istituto Tecnico Superiore, poter poi accedere al mondo del lavoro. Qui chi formate? Allora, noi siamo l'Istituto Tecnico Superiore Fondazione Giovanni Caboto, una scuola superiore di tecnologia per il mare, e quindi formiamo, i futuri ufficiali di navigazione e i futuri ufficiali di macchine. Con un corso molto lungo, perché sono 4.000 ore. Sì, perché la caratteristica degli ITS è quella di costituire un percorso in alternanza aula-lavoro. Nel nostro caso il lavoro significa imbarco. Ora noi garantiamo nel nostro percorso 12 mesi di imbarco, che in ore si traducono in circa le ore di aula, raggiungono quella somma molto elevata di circa 4.000 ore. E questo è il riflesso. La barriera corallina, sapete che la barriera corallina da quando va? I limiti non li sapete, eh? Va dal Capricorn Passage fino allo stretto di Torres, sopra. Una bella navigazione, non so se l'avete fatto, ma vi auguro di farla perché è piacevole. A frequentare l'ITS giovani diplomati, ma anche persone più grandi, decise a rimettersi in gioco. Anche una ragazza in questa classe? Sì, anche una ragazza. Perché hai deciso di fare l'allievo ufficiale? Ho deciso di fare allievo ufficiale perché, come vabbè, sembrerà scontato, ma la passione per il mare. Ti sei già imbarcata? Sì, già mi sono imbarcata, ho fatto due imbarchi su due navi diverse, una General Cargo e una Bulk. Bulk, diciamo, porta prodotti alla rinfusa secchi. E una volta concluso il corso, gli allievi trovano tutti lavoro? Allora, noi abbiamo questa particolarità che già in fase di partenza definiamo il numero dei partecipanti in ragione delle opportunità occupazionali. Quindi tutti coloro che si diplomano conseguendo il titolo superiore qui presso di noi, poi accedono alle direzioni marittime avendo conseguito anche i 12 mesi di imbarco, diventano ufficiali superando l'esame previsto dalla normativa e accedono a bordo con le compagnie che gli hanno garantito il periodo di training, quindi il periodo da allievo, e cominciano il loro percorso professionale da ufficiale. Quindi possiamo sottolineare che noi abbiamo il 100% dell'occupazione. Siamo su una scala 6 e procediamo con un heading di 160. Gli ITS sono gestiti da fondazioni, partecipate da scuole, enti di formazione, università, centri di ricerca, enti locali e imprese. A Gaeta l'azienda di riferimento è la D'Amico, società quotata a Piazza Affari, ma con un forte legame con questo territorio. Perché avete deciso di investire in formazione? Perché oggi nell'industria marittima è richiesta professionalità ad altissimo livello, grande attenzione all'ambiente e alla sicurezza, e quindi,
Queste cose si possono solamente riuscire ad ottenere a bordo di una nave se ci sta dietro un'azienda che investe in formazione. Io ho già avuto due esperienze di imbarchi, sono stato con un lato amico e ho avuto l'opportunità di passare per Singapore, la Turchia, la Grecia e ultimamente sono stato anche in America, a Los Angeles, Houston, in Guatemala. Non era meglio fare l'università invece di una specializzazione post-diploma? Diciamo che comunque con questa specializzazione ho l'opportunità di abbinare il lavoro con lo studio, quindi sono contento della scelta che ho fatto. Una breve